Guarda quanti follower ti guardano dopo. Capisci? Capisci? Capisci a me. Tra poco capirai cosa sta per accadere. Bene? Diventi il cane più famoso d'Italia, la cagnolina. Il tuo nome. Il tuo nome. Che arrivano i follower. Il tuo nome. Parla, parla che aumentano i follower. Se dici il tuo nome, i follower aumentano. Nerina. Di Nerina. Vai. Fai sentire gli altri che lo sai dire, vai. Il tuo nome. Dai, che la gente non ci crede che lo sai dire, vai. Nerina. Vai. Vai. Il cane che fa le previsioni sul Forex. Il mio segreto. Nerina. Nerina. Nerina sa dove va l'euro-dollaro. Vai, Nerina. Cosa fa l'euro-dollaro domani mattina? Più o meno, Nerina. Vai. Diventa famosa, vai. FX Dog, vai, diventa famosa, vai, non fa la vergognosa che mi hai detto dove va l'euro-dollaro, vai, su, non fa la vergognosa che mi ha detto dove va l'euro-dollaro, su, ti vergogni perché ci sono le persone, non vuoi dirlo a tutti, vuoi tenere le tue previsioni riservate, ti capisco, sei la cagnolina di Rai Dalia. Bene, dai, non dire niente, dai, tieniti tutto per te, fai tutti i soldi te. Fai tutti i soldi te, vai, non dire niente. Non vendere i segnali. Non vendere i segnali, va bene? Dai. Amici, buongiorno. Siamo black, black, black su black. Si chiama Nerina, è un po' timida, ma è una trovatella, ma lei sa cose che noi non sappiamo. Quest'oggi però ricominciamo con la leva, perché ieri abbiamo finito con la leva. Oggi ho sentito un ragazzo di voi, un amico, dico il peccato ma non il peccatore, e gli ho chiesto, siccome mi dice che segue le live, che gli sono utilissime, allora mi dice, guarda, io le guardo anche più di una volta, le salvo sui social, potete salvarle. E a questo punto le rivedo e per me sono delle lezioni molto utili. Ho detto, dai, spara la lezione di oggi. Cosa di parliamo oggi? Fa, cavolo, ieri la leva, ne hai parlato velocemente, ma guarda che veramente anch'io che lo faccio da un po' di tempo, non di tutti gli strumenti sono in grado di calcolarla. Allora sono andato a prendermi la responsabilità di assolvere a un compito infame, cioè quello di andare sul sito del broker e farvi i conti di come si calcola la leva. Grazie della chiamata, sono stato molto contento, sono molto felice anche io. Ciao Marco. Vedi Nerina, quanti follower ci sono? La metà sono per te. Quindi, che cosa faremo oggi? Salutiamo con un bel like la Nerina, perché ci vuole di brutto, cioè non a me. Però se non vedo un like per ogni follower, guarda come ci guarda, io non vado avanti, ma non per me, per Nerina, cioè abbiate pazienza, cioè guardate, guardate, una trovatella, guardate, eh? Trick. Allora, cosa facciamo? La mascotte, cioè con lei guadagnate di sicuro, va bene? Quindi, cosa facciamo oggi? Prima di tutto, schiscia il button giù like alla Nerina. Poi una cosa che voglio dirvi, vabbè che siamo in Repubblica Dominicana, è tema oramai noto, e oggi, anziché cercare il martello e lo scalpello, di cui la prima, il martello, è una figura che si trova sui grafici, capiamo come gestire il rischio e quindi capiamo alle basi della leva che cosa c'è. Ma prima l'angolo della posta. Allora leggiamo questa email con Nerina, vai. Gira tu. Ciao Max, è passato un po' di tempo e dopo prove e tentativi inutili di provare a farcela, mi sono buttato. Basta aspettare. Ho appena acquistato il tuo corso Codice Max. Fantastico, grazie. Ho sempre aspettato tempi migliori, ma come dice un proverbio dalle mie parti, adesso ci provo, mentre udutturi, sturia, umalatu, sinni va.
Come avrai intuito, sono siciliano di Palermo, città che io adoro. Sono caduto diverse volte facendomi molto male, ma prendendo in prestito la frase cadere non è un fallimento, il fallimento è rimanere laddove si è caduti, di Socrate, ho deciso, dal momento che alterno smart working e cassa integrazione, traghettando questo periodo che stiamo vivendo, ma non ti nascondo i timori da parte, cioè da padre per la mia famiglia e comunque per tutta la collettività. Questo periodo ci sta facendo riscoprire molte cose che avevamo perso. Anche se non riuscirò a guadagnare poco importa, i soldi non sono tutto nella vita, lo faccio per provare a dare un futuro ai miei figli. Quindi, se non riuscirò, sarò comunque felice di aver pagato la tua grande professionalità e umanità. Per me sei e rimani un grande. Mi sento di darti un mio feedback più sincero. Grazie, grazie. Grazie a te che hai condiviso questa fantastica email con noi. Io gli ho promesso che l'avrei letta dicendo il peccato, ma non il peccatore, come diceva mio nonno, e siamo pronti davvero per partire. Per cui, mani, mani alla carta e alla penna, perché oggi, salvo che Nerina non mi faccia del male, facciamo i conti. Cercheremo di renderla semplice. Però oggi ci sono un po' di conticini da fare, altrimenti non serve a niente. Ok, per chi chiedesse informazioni sul corso, quanto costa e bim bum bam, Siri ha già letto e ha già postato sotto il link, per cui trovate tutto lì, info, costo, bim bum bam, i servizi inclusi. Allora, cosa importantissima, cosa importantissima. Siamo pronti a partire, adesso ci concentriamo sulla sessione. Alessandro Paolini. Io sono lì per acquistare il codice Max, manca poco. Va bene? Allora, adesso facciamo i conti. Allora, facciamo che partiamo dall'inizio, così arriviamo a capire tutti, perché tanti mi chiedete, Max, ma poi io capisco il tuo corso. Allora, io faccio il corso, come faccio queste sessioni? Un po' meno, chiaramente mi hanno visto registrare dal maestro con dietro le banane, ma registri in esterno no. Perché ho mandato una mail spiegando, vai a vedere queste live così capisci come spiego. Non è che serve per capire il corso, se mi capisci quando parlo in diretta, mi capirai anche nei video, perché spiego secondo la strategia del pane e salame. Allora, adesso, oggi backtest di tutto il sistema nel 2019, poi mi spiegate come fate a fare backtest. Comunque, la persona che l'ha scritto ieri dal 2001 la chiamerò nei prossimi giorni, ho già scritto. Allora ragazzi, non distraetemi che poi perdo il filo leggendo i commenti e rispondendovi. Scrivetemi nei commenti che cosa, il calcolo della leva. Iniziamo dall'inizio. Bene o male, l'euro-dollaro l'avete capito tutti. Quindi, adesso vi dico, se andate sull'euro-dollaro, quanto quota oggi? Così risolviamo il primo problema. Quanto quota oggi l'euro-dollaro? Andiamo avanti a pezzettini, in modo tale che andando avanti a pezzettini finiamo che non ci siamo accorti che abbiamo capito tutto. Questa sarà la mia sfida oggi. Perché non è che quello che vi sto per spiegare è difficile, è di una banalità impressionante. Solo che da quando esistono i CFD, i broker di Forex e la MetaTrader non si capisce più niente. Perché di base quello che vi spiegherò io è di una banalità incredibile. A rendere tutto complesso sono stati la MetaTrader e i CFD, che hanno semplificato tantissimo i click, ma per fare i conti del rischio è diventato un bordello. Guarda, guarda quanti sono aumentati, Nerina. Allora, 1,08 quota l'euro-dollaro, e fino a lì non ci interessa conoscere il centesimo. Nerina, se salti giù dal divano, mi raccomando il cavo perché salta la diretta. Quindi, 1,08. Adesso, la domanda che vi faccio è, cos'è la base currency? Se io compro l'euro-dollaro, i miei profitti saranno pagati in... Vai, facciamo un po' di stretching, di riscaldamento, che oggi non ho ancora fatto il mio yoga perché sono partito prestissimo e lo faccio sempre e oggi non ho ancora fatto, lo faccio di prima mattina, è fondamentale. Allora, se io compro l'euro-dollaro, i miei profitti saranno pagati in che valuta? Euro, bravissimo Giorgio, bravissimo Claudio. Come faccio a capire se io compro la sterlina dollaro, i miei profitti saranno pagati in... Chi è che ha detto dollari?
dollari. Se io compro sterlina dollaro, i miei profitti saranno pagati in, vi do la seconda possibilità, valuta del cross. Cosa vuol dire che sono pagati nella valuta del cross? Vieni in diretta, dai, sei tornata Nerina. Vuoi essere pagata col cibo per essere in live? Ah, ho capito. Allora, Roberto dice sterline. Bravo Roberto. Se ha ragione Roberto che dice sterline, come fa a aver capito che è sterline? E anche Lorenzo a dire il vero l'ha detto. Come fa Lorenzo a sapere che se io compro sterlina dollaro vengo pagato in sterline? Che poi il vostro broker in automatico converte nella valuta del conto, quindi voi vedete i profitti direttamente in euro, in dollari, e non vi rendete conto del processo automatico che vi fa il broker. Ciao Andrea, ciao Alberto. Quindi se compro euro dollaro e vengo pagato in euro e compro sterlina dollaro e vengo pagato in sterline, vengo pagato nella valuta che sta all'inizio. Siete d'accordo? Se io compro Neozelanda dollaro, vengo pagato in Neozelanda. Quindi si dice che sono pagato in base currency, BC. La valuta del nominatore, bravissimo Mario. Quindi, la valuta del nominatore è quella che viene prima, poi c'è lo slash e c'è quella del denominatore, come le frazioni a scuola, un slash mezzo. Che sarebbe uno frazione mezzo, poi da quando sono arrivate il digitale slash, quindi numeratore e denominatore. Avete capito tutti? Datemi feedback, perché se abbiamo capito tutti fino a qui abbiamo un 50% della filosofia per capire tutto il resto. Quindi euro dollaro viene pagato in base currency euro, sterlina dollaro viene pagato in base currency sterlina, Neozelanda, Canada, la butto lì, viene pagata in Neozelanda, base currency. Poi che voi vedete il profitto sul vostro conto o la perdita caricata in euro, perché il conto è in euro, è perché il broker in automatico la gira ancora. Benissimo, allora mi state autorizzando ad andare avanti. Ora, se io vado a prendere l'euro dollaro, è 1,08, per quello vi ho chiesto la quotazione, vuol dire che io, se uso 1,08, è il valore della base currency. Cioè, scusate, se faccio casino. 1,08 corrisponde a quanti dollari mi danno rispetto all'unità base currency. Quindi la base currency, che è euro, 1, è uguale a 1,08 dollari. Ci siete fino a qua? Se il numeratore si chiama base currency, il denominatore si chiama counter currency. Quindi il mio euro 1 diventa 1,08 dollari, il base currency euro diventa 1,08 counter currency. Non guadagniamo soldi se sappiamo queste cose, ma perderemo soldi di sicuro se non siamo in grado di fare i conti della leva, così come vi spiegherò. Perché quando andate sul sito di un broker, vi farò vedere il nostro business partner broker, vi spiegano le cose rispetto ai PIP. Numen foot dei PIP. Io voglio sapere la leva rispetto ai miei soldi, che è quello che cercheremo di capire oggi e di lasciare questo documento ai posteri per sempre. Sui social, Facebook, YouTube, così uno se vuole se lo va a riguardare. Lo metteremo anche in mailing list, così almeno a un certo punto delle mail che vi mandiamo c'è anche il calcolo, la spiegazione della leva. Ci siete fin qua? Quindi abbiamo spiegato a quanto corrisponde un euro rispetto al denominatore, cioè la counter currency. Adesso si va avanti, cominciamo a entrare nel merito. Voi sapete che la MetaTrader di quasi qualunque broker, il size, cos'è la size di una posizione sulla MetaTrader del broker? Sembra uno scioglilingue. Size si scrive size, ok? Chissà che non ci sia una lavagnetta in questo software che scopro questa cosa. Quindi si scrive size, quattro lettere.
L'unità basica è il lotto 1, size, una quantità, lotto. Poi il broker ha delle sottoquantità, 0,1. Poi c'è, che è un decimo, 0,01, che è un centesimo. Quindi io posso tradare con 1,2 lotti, con 0,5 lotti, con 0,53 lotti, perché io ho l'unità, i decimi e i centesimi. Ci siamo fino a qua? Questa è la quantità e la size che io posso decidere di tradare. Voglio fare un bancale di euro-dollaro, un lotto di euro-dollaro e una quantità intera. Voglio fare due lotti, sarà il doppio, voglio fare 0,5, sarà la metà. Ora tutto è stabilire quanto è un lotto. Se io vi dico un silos di mais, quanto è grande un silos? Quanto mais ci sta? Quindi oggi vogliamo fare chiarezza, ciao Ion, su questa roba qua. E poi vogliamo fare un passo più bizzarro in avanti e vedere perché non è uguale, più che su tutte le valute, non è uguale anche su tutti gli strumenti che ci sono a MetaTrader. Quindi Giorgio ci ha anticipato e ha detto che è 100K espresso in base currency, quindi 100.000 euro sull'euro-dollaro. Ci siamo? Abbiamo aggiunto un altro pezzo. Torniamo alla sterlina. Quanto è un lotto sulla sterlina? Forza. 100.000 cosa? Se c'è una cosa a cui non voglio rinunciare nei miei viaggi è il caffè. Siccome trovarlo è difficile, ho creato la mia strategia che ho codificato, Nescafè. So che c'è sempre nei supermercati, è standard, mi abituo e mi bevo quello. Perché la moca non sai se c'è, perché se vai al bar espresso te lo fanno come vogliono, allora io ho la mia tazza col mio Nescafè. Sterline, quindi 100.000 sterline. Ci siete? Fantastico. Se faccio Neozelanda dollaro sarà 100.000 base currency, ovvero Neozelanda. Ditemi se vado avanti. Il bello di fare live è che se voi mi dite no, guarda, c'è questa cosa che non è chiara, io non lo immaginavo, e io mi soffermo. Se invece faccio un video, dico quello che penso io. Non è caffè, dice Pino. E vabbè, non è caffè, è vero. Dopo aver girato paesi che sono produttori di caffè, tra cui la Colombia, che vanno fieri del loro caffè. Ci siete? Avete capito? Vado avanti? Si può proseguire? Fantastico. Allora, facciamo un altro passo avanti. Se avete capito la logica con cui siamo arrivati qua, adesso vi chiedo di aprire una MetaTrader. Così io faccio un passo avanti insieme a voi. Allora, voi aprite la MetaTrader, se possibile di FXDD, perché vi faccio trovare riscontro tra quello che vi faccio vedere io e quello che avete voi, altrimenti di un altro broker. Se però qualcuno apre FXDD e qualcuno apre un altro broker, sarebbe eccezionale, perché vi faccio vedere le differenze e perché ci sono, così ci chiariamo per sempre e siamo felici di non avere dubbi su questa cosa così importante da cui dipende il rischio, che poi dipende tutta l'attività di trading, qualunque metodo usate. E noi non vogliamo rimanere basiti da tanta semplicità. Allora, intanto io faccio la mia configuration. Perfetto, vediamo se c'è qui quello che cerco io. Non c'è, vabbè, poi lo vediamo di là. Allora, avete aperto la MetaTrader? Vi faccio una domanda. Quanto vale l'oro? Vediamo un po' cosa mi rispondete, perché sulla base di quello che mi rispondete vengono fuori tante considerazioni da fare. Ci siete? Ed è quello che faremo oggi. Quanto vale l'oro? Quanto vale l'oro? Forza, signori.
Tanto ho 20 minuti di differita, intanto io mi cerco la schermata che vorrei condividervi in modo da risolvere l'arcano. Quanto vale l'oro? 1714. Attenzione, per chi ha preso la MetaTrader di FXDD, come si chiama il simbolo dell'oro? Sì, va bene anche in approssimazione, 1713, 68, 1715, 1714, 1700, a occhio. Come si chiama il simbolo dell'oro su FXDD? Chi ha FXDD? Va bene una demo, un real è lo stesso. Va bene il conto ICN, il conto standard, tanto dovete vedere la prima parte. Come si chiama l'oro su FXDD? Così cominciamo col primo arcano. Ah, ecco, mi si sono bloccati i commenti. XAU. Ecco, qualcuno scrive XAU e qualcuno scrive XAU / USD. Che differenza c'è? Perché questa è una cosa che a seconda del broker cambia. Quindi io vorrei che la chiarissimo. Su Active Trade mi dite si chiama Gold, semplicemente. Qualcuno mi dice Yon XAU. XAU EUR. Allora, ma come si chiama? Allora, dovete sapere che il broker decide di chiamare il CFD in piattaforma come gli pare e piace. L'importante è poi che ti faccia capire che cos'è quel CFD. Poi capiremo che ci sono anche dei brevetti su certi nomi, forse non tutti lo sapevano. Quindi, quando andate su Active Trade, vi dice che è gold, bisogna capire se è gold espresso in dollari o in euro. La MetaTrader di FXDD è più completa e ti dice XAUSD è il gold espresso in dollari, XAUEUR è il gold espresso in euro. La domanda è il valore di 1700 in dollari, quindi XAUUSD, che cosa esprime? Tanta al chilo? Un chilo d'oro? Qualcuno ha già scritto, mi sa, eh? Su IG si chiama XAU USD, come sulla MetaTrader. I 1714, che roba è? Che quantitativo rappresenta? Non ci fa arricchire, ma è fondamentale saperlo per quello che vedremo. L'oncia, bravissimi, grande Stefano. Allora, sono 1714 dollari per un'oncia d'oro. Se fosse XAU EUR, il valore sarebbe espresso in euro, quindi ci vorrebbero un po' meno euro. Ci siamo tutti? Questo è il gold cash, cioè nel senso il valore del gold per oncia espresso in dollari. È chiaro questo qui? Perché non mi avanza la chat da sola? Perché c'è sul mouse. Un'unghia d'oro, un'oncia d'oro vale 1714 dollari. Adesso... il mio problema come trader dovrebbe essere quello di capire adesso quanto ne compro di sto oro. E infatti Ion, che ha guardato XAU EUR, mi dice 1582 euro. Fino a qui ci siamo. Vero ragazzi, ormai capisco la velocità, ci siamo. Adesso voglio andare avanti. Ci complichiamo la vita, entriamo nella seconda parte della trasmissione, che andare a fare i calcoli degli strumenti più scomodi, capendo tutto e avendo la certezza al 100% di aver capito tutto. E non di pensare ad aver capito, ma non dire non avere capito, come a scuola. Quindi, io a 1714 dollari pago un'oncia. Adesso, come faccio a sapere quanti soldi sono? Se voglio paragonare un lotto che è 100.000 euro, quanto è un lotto del gold espresso in dollari? My God! Ecco dove iniziano i problemi. Allora io che cosa faccio? Vado sulla MetaTrader di FXDD, che oggi utilizzo questa nuova centratura grafica, dove mi si vede in piccolo e si vede lo schermo. Ragazzi, che roba, che regia! Troppo figo! Allora, se sono sul sito di fxdd.com, vi consiglio di partire da lì, così almeno vediamo tutti la stessa cosa. Poi,
più o meno in modo diverso, ve lo dirà qualunque broker al mondo, che dovrebbe avere la rappresentazione degli strumenti online sul sito, ma non è detto, ma supponiamo. Poi vi devo dire anche una cosa sui broker di Cipro e meno, che mi avete chiesto. Allora, se io vado sul sito, vedo il gold, lasciamo stare il silver. Vedete che a sinistra c'è il gold, vi dice che standard lot sono 100 onces. Quindi voi dovete capire, da qualche parte del sito dove si parla di gold, di solito è metalli preziosi, e qui potreste avere la sezione dedicata e trovate il gold. Dovete capire standard lot, cioè lotto standard, a quante once corrisponde. Qui, se vedete sotto la foto dei lingotti, cosa c'è scritto? 100 once uguali quanti standard lot? Zin. Più o meno, ah ok, più o meno, quindi non 50 once, 100 once. Siete tutti d'accordo su questo? Qui ho bisogno che mi dite che siete tutti d'accordo, perché mentre sull'euro-dollaro so che lo sapete di sicuro, partendo dall'euro-dollaro voglio farvi capire come arrivare a calcolare quelli che invece magari non sapete calcolare, o che non è detto che dovete saper calcolare, perché se a me mi date un broker che non è FXDD, è uno strumento che io non trado, mi dite quant'è, non lo so. Perché in teoria, quando si faceva trading solamente con le azioni, per esempio, prendevi l'azione, la moltiplicavi per quantità di azioni compravi, era finita là. Adesso con i CFD cambia tutto, perché i rapporti te li dà il tuo broker. Quindi, un lotto 100 once, direi che la risposta, anche per iscritto di ON, è la più chiara. Quindi la condividiamo. 100 once un lotto. Adesso fatemi il calcolo. Se io compro un lotto di gold su dollaro, quanto è il volume, la quantità, la size, l'ambaradan di soldi con cui io mi espongo? Calcolate il valore, ma scrivete la formuletta. Come ci arrivo? Ok, perfetto Max. Questo è fondamentale per non avere sorprese. Per calcolare i quantitativi e per essere sicuri di capire come misuro la leva, perché la maggior parte dei broker, poi vi farò vedere come vi fanno fare il calcolo del rischio. 170.000 con 173.000. Mi scrivete la formula di come siete arrivati a 173.000, così la utilizzo da condividere. Un lotto per 100 once per 1714 il valore sulla MetaTrader. Ci siete? È chiaro a tutti? Un lotto per 100, che è il lot size sul gold, per il prezzo. Allora adesso vi faccio una domanda. Se vi passasse per la testa di tradare il gold, che è uno strumento più che dignitoso, e aveste un conto da 2000 euro, che ne pensate di metterci un bel lottazzo, che tanto uno non è tanto né poco? Compro un lotto di gold, parcheggio lì e vediamo domani cosa succede. Ecco la risposta di Max, fatta così anche la formuletta più chiara, per cui 1700 dollari a oncia, un lotto standard 100 uguale a 170.000. Grazie Max. Allora, mettiamo un bel lotto long sul do o short, come vi pare, sul gold, su un conto da 2000. Alla fine, why not? Il broker ci darà una leva sui metalli, vediamo un po' se è scritta qua. Se non è scritta qua, so dove trovarla. Allora vi faccio vedere trading mercati, andate su metalli, dettaglio, la lista dei prezzi, CFD eccetera, andiamo a vedere qua, dovete un po' scegliere perché
si può fare un po' di confusione. Offering list sono i product che vi offrono, trading hour gli orari che sono aperti, pip value lo vediamo dopo, margin requirement il calcolo, single stock, ma noi volevamo vedere un'altra cosa, expiration date non ci interessa, finance charge nemmeno, trading, metalli nel dettaglio, e sono quelle di prima. Magari voi lo state leggendo, se lo leggete ditemelo. Vedete che vi dice point value per standard lot, vi dice un dollaro per punto, che alla fine sembra pure poco, quindi chissene, io magari mi compro un lotto. In realtà il calcolo io non lo faccio così, il calcolo lo faccio, fate con una calcolatrice, 174.000, che è il valore di un lotto sul gold, 174.000 espresso in dollari, diviso i soldi che avete sul conto, facciamo finta che sono 2.000 per tutti, eccola qua la problematica di Max, che adesso lo andiamo subito a prendere, grazie Max. Cazzo, io penso che tu hai detto quello che pensi ed è quello che pensano in tanti come te, adesso io devo debellare dalla vostra mente questo, Max. Allora fate 174.000 diviso 2.000 euro, quanto esce? Max dice che se metti un lotto hai 300 dollari di rischio massimo, è vero? Ah, guarda il calcolo di Marco, sei sicuro? Quindi 174 diviso 2.000 viene 87? 174.000 diviso 2.000 viene 87? Benissimo. Allora, Leandro dice che probabilmente sui mercati del metal i prodotti richiedono leverage 1 a 100. Quindi fate 174.000 diviso 100. Forza. Facciamo che quello che dice Leandro va bene. Quindi la leva è 100. Io adesso scartabellando nel sito con voi in diretta non l'ho trovata al volo, ma chi se ne. Facciamo che i metalli sul broker FXD o su quello che avete visto voi, la leva è 100. Quanti soldi devo avere sul conto per comprare una posizione da 174.000? Dovrò fare 174.000 diviso 100. Quanto viene? 1.740. Quindi se io ho 1.740 sul conto, in realtà adesso con le leve, le margini, il bim bum bam, devo avere un po' di più, comunque se ho 2.000 in conto, riesco a comprarmi un lotto di gold, il broker me lo fa comprare? Sì o sì? E adesso arriviamo al punto che dobbiamo debellare per sempre. Allora, se io ho 2.000 in conto e la leva 100 mi fa fare 174.000 diviso 100, 1.740, io con 2.000 in conto mi compro un bel lotto sul gold. Fine della passeggiata. Quanto è il rischio? Qualcuno prima diceva 300, perché probabilmente 300 è il margine che gli chiede il suo broker per avere un lotto di gold. 1.740 è il margine, con leva 100, che ci chiede il broker, di cui non abbiamo detto il nome perché non lo sappiamo, ma ad esempio ci chiederebbe il nostro broker in leva 100. Quindi se io ho 1.740 in conto, posso comprare il gold. Quant'è il mio rischio? Se il gold va a zero, non è possibile, ma ci è appena andato il petrolio. Se il gold va a zero, attenzione, non il petrolio, il future a scadenza maggio, l'abbiamo visto ieri, non ci voglio tornare sopra. Se il gold va a zero, una materia prima non ci va, ma fai finta. Se il gold va a zero, quant'è il rischio? Il rischio è 174.000.
Ora, ma se io sul conto al massimo ho 2.000, quanto posso perdere al massimo? 2.000, non 1.740. 1.740 è la leva, è il margine, considerata la leva 100, che il broker ti dice: vuoi giocare sta partita? Mi devi dare un centesimo di 174.000. Hai 1.740 in conto, che è un centesimo? Gioca, ok? Gioca, perché vogliamo dire gioca oggi, non è che il trading è un gioco, però vuoi fare sta puntata che vi rimane? 1.740. Il tuo massimo rischio è che il gold vada a zero, quindi $174.000. Tu non ce li hai sul conto 174.000 dollari. Quindi cosa potrebbe succedere? Semplice, che il tuo broker, quando va giù il gold, finiti 1.740 di margine che ti ha chiesto, non è che ti chiude la posizione, perché alla fine hai altri soldi, quindi può andare giù e bloccarti. Le nuove regole di margin call ti buttano fuori dalla posizione, a seconda del broker, probabilmente quando stai perdendo al massimo il 50% del conto. Quindi facciamo finta che le regole erano quelle vecchie, il tuo massimo rischio è 2.000. Vuol dire che quando il gold viene giù e il broker ha consumato quello che hai sul conto da mettere a rischio, quindi non 1.740 che ti chiede come margine, ma quello che hai sul conto, adesso sono cambiate le regole dei margini, ma facciamola più semplice come era prima, quando finisce la tua posta massima, che è il conto, ti chiude in margin call. Dici: ma come, ma ha chiuso la posizione? Sì, perché se continuava a scendere tu perdevi più di quello che avevi sul conto. Partita persa praticamente. No, ma qui il problema è che abbiamo creato un disastro, perché non abbiamo perso un X di rischio. Io vi parlo sempre del 5%, 10% del conto, quindi di un conto di 2.000, 100, 200 euro. Com'è possibile che abbiamo smarginato e fatto saltare per aria un conto intero da 2.000? Appena preso la margin call col petrolio, risponde qualcuno. Questo non lo mettiamo in sovraimpressione. Quindi io voglio farvi capire questo, perché se voi capite questo, qualunque tipo di tecnica di trading utilizzate, sapete cosa dovete guardare. Quindi io, se sul conto ho 174.000 dollari e compro un contratto lotto sul gold, ho 174.000 di rischio. Quindi qual è la leva? 174.000 diviso 174.000, la leva è 1. Il calcolo che abbiamo fatto prima, 174.000 diviso 2.000, ci dà una leva 87, se vi ricordate nei commenti. Allora, io non ho detto che sto iniziando a fare trading e so qual è una leva corretta, ma qui, senza che spieghiamo come entrare, uscire, fare trading, vedere il martello sui grafici, come fai il codice max, eccetera, tenete presente che una leva 1 è una leva basica, bassa, addirittura puoi tradare con meno di leva 1, però vabbè. Quindi leva 1 si inizia, leva 2, leva 3 ci sta, sul daily leva 5, ma leva 87 manco in intraday. Cioè, considerate che una leva 1 è come andare in prima corsia in autostrada a 60 all'ora. Leva 2, leva 3 è come andare a 100 in prima corsia, in seconda corsia. Leva 5 è come andare a 140 in terza corsia. Leva 8, state andando a 180, 200 in terza corsia. Leva 87, state andando in contromano in terza corsia a 400 all'ora, e avete già visto che arriva un aereo davanti in terza corsia in autostrada, che ha deciso di atterrare lì, e voi avete cambiato, siete andati in contromano dall'altra parte e detto: lo prendo adesso, adesso quello lì lo prendo, fra l'altro è un mega Boeing, quindi lo prendi. Lui viene giù e tu vai e tu, pum, che lo prendi, ok?
Ora, perché vi voglio fare questo parallelismo? Perché nella velocità in macchina, ciao Saverio, benvenuto, tutti capiscono che 400 all'ora in contromano in terza con un Boeing che sta atterrando sull'autostrada è meglio di no. Quando si parla di leve finanziarie si rimane inebetiti. Quindi, cosa succede? Succede che sostanzialmente non si capisce che cosa si sta dicendo. Quindi la leva è una velocità, non quella che ti dà, ma il mio conto del broker mi dà leva 30, 100, ma tu prendi quella che ti dà e mettila in saccoccia, è quella che utilizzi che ti interessa. Quindi io non voglio che fate il calcolo del valore per pips, io voglio che calcolate la leva come controvalore che state comprando rispetto ai soldi che avete sul conto. Questa è la velocità del vostro portafoglio. Poi è ovvio che leva 1 sull'oro è diverso che leva 1 sul petrolio, è diverso che leva 1 sul forex. Perché? Perché più è volatile lo strumento, più a parità di leva 1 il petrolio è più volatile dell'euro, l'abbiamo visto ieri. Quindi leva 1 del tuo conto sul petrolio andrà 5 volte, se sparo, più veloce che leva 1 sull'euro dollaro. Allora, se vuoi far andare veloce l'euro dollaro come il petrolio, al petrolio investirai 5 volte in meno per andare veloce come l'euro, oppure con l'euro investirai 5 volte in più e vai veloce come il petrolio. Avete capito qual è il gioco? Quindi leva 1 è la base. Più lo strumento è volatile, più a leva 1 andate veloce. Potete togliere e sottrarre velocità, oppure più lo strumento è lento e meno andate veloce, potete aumentare leva per andare più veloce. Ma la leva la voglio calcolare come controvalore dello strumento, e avete capito come si calcola, avete visto anche un sito, rispetto ai soldi che avete in conto. Ci siete fino a qua? Forza, qui voglio le domande, perché poi potremmo vedere anche gli indici, potremmo vedere anche altre cose, però io vorrei che si capisse questo. Quindi, per fare il 5% di 2000, 0,506 lotti. Facciamo il calcolo. Se tu metti 0,5, prima di tutto, di quale strumento, Gianluca? Facciamo finta che l'euro-dollaro. Quanto è un lotto? 100.000. Quanto è un lotto sul conto da 2000? 100.000 euro diviso 2000. Fatemi il calcolo anche tu, Gianluca, e scrivimi. 100.000 euro diviso 2000. Quant'è la leva? Perché i problemi, banalmente, iniziano da qui. Se vado più veloce sul dollaro aumento il rischio, nel senso, se io voglio andare più veloce, non ho capito bene la domanda di Marco, però rimaniamo su quella di Gianluca che è fondamentale. Allora, gold di cui ti parlavo, perfetto. Quanto è un lotto sul gold? 174.000 diviso 2000, 87. Se faccio mezzo lotto, come dice Gianluca, mezzo lotto anziché 174.000 sarà diviso 2. Quindi quanto è mezzo lotto sul gold? Anziché 174.000 sarà 174.000 diviso 2. Quindi verrà approssimativamente, chi mi aiuta? Quindi se prima la leva era 87 con un lotto, se divido per 2 la leva diventa 43,44. Puoi andare in giro con una leva 44 sul daily? Manco. Abbiamo detto che in leva 8 stiamo già spingendo in terza corsia a manetta. In intraday uno potrebbe rischiare di più come leva, perché? Perché le escursioni le tiene più piccole e quindi può aumentare la leva, però non è che possiamo andare, boh, dove vai? Andare a leva 12? Qui saremmo comunque in leva 44. 174 diviso 2 diviso 2000 viene 44 di leva. Avete capito come si fanno i conti? In daily, se tradate sul daily in leva 8, siete super aggressivi. In leva 1, 3, ci sta, 5, state già picchiando, 8, state picchiando sul daily. In intraday supponiamo che moltiplichiamo per 2, sono conti della serva, non è che prendi sto video e lo posti, Max vuol far tradare la gente a leva 16, no, è per dire che vi sto dando un orientamento,
Io non ti dico di frenare dopo un secondo, dopo 10, ma se quello là in fondo è a un chilometro, ha messo le quattro frecce e c'è coda, cosa fai? Puoi anche alzare l'acceleratore, la macchina arriva da sola a fermarsi, quindi regolati tu. Però devi capire che c'è un chilometro a occhio, magari sono 800 metri, da qui a quello là in fondo che ha messo le quattro frecce. Quindi tutti in macchina lo sanno fare. Quindi leva 3, leva 5 sul daily è leva 1, leva 3 è prima corsia, leva 3, 5 è seconda, leva 5, 8 è terza e stai anche guidando da ritiro di patente. Ci siamo? Quindi leva 44, leva 50, leva 80, leva 60, leva 30, leva tutto e lascia stare. Ok? Vai col monopattino e lascia stare. Questo è importantissimo, perché così non potete sbagliare a fare i conti. Non potete seccarmi 2.000 euro in un'operazione perché avete sbagliato a fare i conti. E comunque, prima di tradare il vostro conticino da 2.000 senza sapere cosa vuol dire la leva e il rischio, lasciate stare, perché lo facemmo saltare per aria sicuramente. Certo, Gianluca dice, ma tanto su 100 pip perdo 100 euro, questa è la bastardata dei broker che ti dipingono con un calcolatore sul sito questo. Adesso ti faccio vedere, perché grazie a te Gianluca tutti possiamo imparare qualcosa. Io vi faccio vedere le risorse bellissime, per esempio di FXDD. Io vado qua e c'ho un calcolatore, quindi gli dico, senti FXDD, aspettate che condivido perché sennò lo vedo solamente io, che non ce ne frega niente che lo vedo io. Allora, poi me lo metto tutto schermo. Senti FXDD, guardate che figata. Andate sul sito, andate in risorse e andate in calcolatore di trading. Vi si apre sta figata che vi dice, scegli lo strumento con cui tradare. Adesso ci siamo fissati col gold e andiamo. Prendo il gold su dollaro, quello che vale 1.700. Infatti adesso 1.715 in tempo reale ti dice quanto vale. Ti dico, guarda, voglio tradare uno standard lot. Quanti pip pensi di poter perdere? 100? Perdo 100 dollari e sti cazzi! Allora, a parte il fatto che 100 pip sul gold li posso perdere in un'ora durante una news, poi ci mettiamo che se sbaglio con l'operazione ho perso 100 dollari, vabbè, tiro fuori dal portafoglio 100 dollari, uno smart box per un weekend ne costa il doppio, chi se ne frega. Ma non è così che ci si regola. Se io perdo 100 dollari o euro su un conto da 2.000, quant'è in percentuale? È il 5% del conto con una sola operazione. Avete capito perché la gente perde? Perché questo è il classico esempio, non è colpa di Gianluca, è colpa di come rappresentano il rischio i broker, capito? Hanno complicato la vita con la MetaTrader e le size coi lotti. Il CFD è comodissimo, la MetaTrader è la più comoda al mondo, però hanno espresso con queste quantità bizzarre rischio. Ma perché io devo fare i calcoli così? Ti faccio un esempio. Quando si tradava solamente le azioni normalmente, si diceva quanto costa Apple? 1.200, sparo. Ne compro una, 1.200 euro, fine. Perché col CFD devo calcolare che un lotto corrisponde a 10 per 1.200, va a fan bagno? E così va a finire che faccio i conti come? Fare i conti così, tanto perdo 100 dollari per 100 pips, non è buono, perché io perdo 5 punti in un'unica operazione. Ci siete? Questo è fondamentale. Allora, per andare avanti, adesso vado sul sito e vi faccio vedere ancora come navigo. Vado via dal calcolatore, torno su trading, mercati, indici, così scopriamo delle cose nuove, dettagli, mi pare che sia CFD. Il sito è fichissimo, però quando arrivo qua faccio un po' di confusione. Allora, MT4 configuration, margin requirement.
visto prima, ve lo trovo, è single stock. Ah, qua ci sono anche le azioni. Poi vediamo se facciamo in tempo. Expiration day, dai, dov'è che è? Su, fai bravo. Offering list. Oh, perfetto. Allora, Standard & Poor's 500. Allora, prima di tutto c'è una nota sotto, guardate che roba. Il termine Standard & Poor's 500, Dow Jones Industrial Average, è un trademark. Quindi noi broker con i CFD non possiamo usarlo. È un marchio come Coca-Cola. Quindi ogni broker si inventa il suo, non li chiama Standard & Poor's 500, ma SPX 500. Non può usare quel nome. Ora, a questo punto, voi dovete dirmi da qualche parte un lotto di S&P 500 quanto vale. Ci siete? Quanto vale un lotto di S&P 500? Chi lo trova per primo? Eccolo qui. Allora, in questa colonna c'è scritto MT4 lot size, quindi un lotto vale 10 contratti di SPX 500. Avete capito che è un po' il gioco della battaglia navale? Ora, mi fate i conti, se un lotto è 10 contratti di S&P 500, quanto vale l'S&P 500? Forza! Ah, quanto ragioniamo qua? Devi vedere come ti pagano il contratto, giusto Giorgio? Sull'S&P bisogna vedere se ti pagano in dollari. Presumibilmente, figurati, l'indice del mercato americano, quindi basicamente sarà dollari poi trasformati in euro. Quindi 1 per 10 per quanto quota? Bravissimo Lorenzo. Allora, un lotto per 10 quantità per 2008 che quota l'S&P, 28.000 la risposta giusta, la prima è quella di Lorenzo. Quindi 28.000, a questo punto la domanda è più grande, è più grosso un lotto di gold o un lotto di S&P? In valore, in denaro, il sottostante, un lotto di gold, cos'è più potente, un lotto di gold o un lotto di S&P? A parità di lotto, gold, il gold con 174.000 dollari oggi è potente tipo 5 volte l'equivalente di S&P. Avete fatto i conti? Quindi se io voglio rischiare 174.000 mi compro un gold, un lotto. Se voglio calcolarlo in S&P ce ne vogliono circa 5. Supponiamo che l'S&P va veloce come il gold. Io posso comprare un lotto di gold oppure 5 lotti di S&P. Tutun. Stiamo andando alla stessa velocità. Quindi la mia leva è 174.000 divisi i soldi che ho sul conto, la velocità del mio conto e la volatilità dello strumento. Se fosse uguale tra S&P e Gold, potrei comprare il Gold e comprare l'S&P e avere lo stesso rischio. Allora un lotto di Gold, 5 di S&P. Sto lavorando, moderando il rischio sul mio portafoglio. Ok? Poi è vero che il calcolo si può fare in percentuale sul rischio, l'1% di rischio del mio portafoglio sul gold, l'1% di rischio del portafoglio sull'S&P. Allora, quanta size ci vuole di S&P o di gold? Me lo calcolo così. Ma quello non è il motivo e il modo con cui ve la voglio spiegare oggi. Per me il rischio alla fonte deve essere calcolato sulla velocità dell'esposizione rispetto ai soldi. Poi posso calcolare l'1% di rischio in un altro modo, è un modo fantastico, però io vi voglio dare l'idea del valore del sottostante, sottostante è Gold, sottostante S&P, sottostante Euro Dollaro, sottostante Google,
rispetto ai vostri soldi, perché voglio insegnarvi a capire a che velocità state andando in macchina. Ci siamo, ragazzi? Grazie, perché chi ha suggerito questa puntata ci ha dato la possibilità di capire a tutti quanti l'importanza. Questa puntata è dedicata ad Alessio, che so che ci riascolterà, che ci ha chiesto di fare la live aumentando le informazioni e il contenuto rispetto a ieri, che l'abbiamo solo accennata. Quindi ho dedicato una puntata intera, ma non ho finito, perché voglio parlarvi di una cosa importante, di fare un altro esercizio, così ci siamo. Allora, amici, vi va se insieme andiamo a fare il calcolo sulle azioni? Perché un broker di base ha le valute forex, le coppie di base. Poi potrebbe avere gli indici, potrebbe il DAX, S&P, il Dow Jones, il CAC 40, dipende da che offerta ha. Poi potrebbe avere i metalli, quindi l'oro, l'argento, magari il platino. Poi potrebbe avere le commodity, il crude oil, che veramente va di moda a sto periodo, oppure anche le azioni. Le azioni sono tantissime, mercato italiano, americano, europeo, a voglia. Quindi in questo momento andiamo a analizzare l'offerta di FXDD sulle azioni. Vediamo se riesco ad aprire. Quindi fate trading, mercati, azioni. Vi apre qui azioni, dettagli. Aspetta, fare trading, mercati, azioni. È una delle due, 50%, lista, perfetto, indici. Ah, qua potete vedere i prezzi e le leve, ecco quello che cercavo prima. Aspetta che torniamo di qua, metalli. Allora, la leva sull'oro espressa in dollari è 1 a 20. Sull'euro è 1 a 20, perché questo è MiFID 2 compliance. Se poi tu compili il modulo professional, loro ti portano la leva 100 e quindi non so se poi su questo strumento va a 100. Vedete che anche la leva su altri strumenti è più bassa. Comunque, se fate il professional, aumentate la leva. Ora andiamo sugli indici e vedete la leva che ci chiedevamo prima sull'S&P è 20. Questo è un MiFID 2 non professional, quindi la leva è la più bassa, dovete chiedere di aumentarla, ecco qua. Va bene? Adesso andiamo a fare quello per cui eravamo venuti qua e andiamo a vedere le azioni. Non navigo tantissimo bene perché alla fine qua non ci vado mai. Allora, se voglio andare su Apple, il leverage è 1 a 5. Perché la leva è più bassa sulle azioni? Why the leverage is less on the stock? Perché la leva è più bassa sulle azioni? Intanto vi cerco quello che vediamo se trovo. Sfrutto la differita di 20 secondi e mi preparo graficamente. Ecco, ecco qua quello che cercavo. Perché la leva è più bassa? Ma single stock, perfetto. Bravo Attilio, perché sono più volatili le azioni. Se io dico a mercati chiusi che Google non farà neanche l'inizio dei risultati attesi in termini di fatturato e utile per questo trimestre, che è quello che accade in America, cioè a mercati chiusi, viene annunciato prima dell'apertura dei mercati o dopo la chiusura, per evitare che ci siano scossoni di volatilità, grande cazzata, perché ci sono lo stesso e peggio, vengono annunciati gli utili, le previsioni dei prossimi andamenti, degli utili, dei fatturati,
e dell'andamento della società ogni trimestre, perché il mercato americano è molto trasparente. D'altro canto, la cultura finanziaria sui mercati finanziari americani è molto più avanti. Ora, se io ti dico che le robe vanno malissimo, il titolo, mentre è chiuso, annuncia l'azienda. Quando apre il mercato, sdodom, meno 20. Ora, in quel buco, meno 20 dalla chiusura del giorno prima a questo, tu non puoi intervenire, anche se è lo stop loss. Quindi ti becchi sul copone quel salto lì. Siccome il broker lo sa e non vuole smenare i soldi suoi al posto dei tuoi, ti abbassa la leva, in modo tale che se tu entri pesante e quello gheppa, sa che in linea di massima tu hai abbastanza soldi sul conto per coprire le perdite, altrimenti tu perdi più soldi di quelli che sul conto e tu fai un danno. Lui, se tu non ce li rimetti, ci rimette di suo, come è successo una volta nella storia col franco svizzero, ne parliamo una volta. Quindi, cosa fondamentale? Ragazzi, abbiamo fatto già un'ora, ma come si fa qua, ragazzi? Allora, cosa fondamentale? Andiamo a vedere qui le azioni che ci sono quotate al Nasdaq e vedete che il contract size è 100. Ci siete? Quindi chi mi sa dire quanto vale la Apple in questo momento? Così siamo sicuri che con tutti questi esercizi ci siamo con la leva. Quindi, the last exercise. Quanto quota la Apple? Forza, signori. La Apple in questo momento quanto quota? Qualunque sia il vostro broker, la quotazione di Apple, quella è. Sì, poi la differenza tra CFD opzioni e azioni, possiamo tornarci, però se riuscite a fare i conti a quel punto. Io ho il cielo in carica perché mi si era spinto. Quota 800, allora 800 per 100, che è il contratto standard, un lotto, fa 80.000, no? Quindi 80.000 è il quantitativo per un lotto se prendete la Apple. Diviso i 2.000 che avete sul conto è la leva, quindi diviso quanto viene la leva? 80.000 diviso 2.000, quanto è la leva? Chi è che mi risponde? Mi avete detto 800 la Apple, io non la trado, non fatemi far figure, eh. Quanto quota la Apple? Qui Pino mi scrive 800. Non è 800. Allora, mi dite le bugie? Quanto è la Apple che io non la trado? Forza, 274, perfetto. Per 100 viene 27.400. Diviso 2.000, quanto siete di leva? Quanto è la leva? 27.000 rotti diviso 2.000 viene 40 più o meno. Non lo so nemmeno io, ragazzi! Allora, siamo qua a fare trading, ma porca la miseria, io butto tutto via adesso. 27.000, 276. Per 100 fa 27.000 diviso 2.000 fa 13-14, ok? Leva 13-14, molto meglio che 87, però è troppo potente per stare sul mercato, va bene? Quindi anziché un lotto farete 0,3, che è un terzo, e andrete in leva 4 e 6, che sul daily già abbiamo detto che 5 è una leva medio alta,
Quindi avete capito più o meno? Poi potete fare il calcolo con rischio in percentuale, ma io voglio darvi la sensazione della velocità e del leverage che ha l'impatto sul vostro portafoglio. Questo mi interessa. Questo mi interessa perché sulla base di questo voi cominciate a capire tutto qua. Ci siete? Che differenza c'è tra l'azione e il CFD? L'azione è quotata sul Nasdaq, la Apple è quotata sul circuito Nasdaq, sul mercato Nasdaq. Il prezzo è 276, un'azione se la compri rischi 276. La leva che ti applica un broker sull'azionario dipende dal broker, potrebbe essere leva 2, leva 3, magari leva 5, difficile, dipende dal broker. I CFD hanno aumentato la leva, perché io anziché leva 1, 2, io con Interactive Brokers, per intendersi, per fare opzioni, mi danno leva 2 sul cash, sulle azioni, storicamente, quando ho iniziato io, mi davano leva 2. Ora, con le CFD è leva 5, quindi è 2,5 volte, e non hai ancora leva professional, se no te ne danno ancora di più. Ora, il broker a questo punto, però, se usi il CFD, ti fa lui la quotazione sulla base del mercato e si prende un po' di swap al giorno, ma soprattutto potrebbe decidere di venirti contro. Se tu compri, anziché mandarti a mercato sul Nasdaq, ti dice, va bene, ci sono io, quando perdi mi tengo tutto oltre le commissioni. Quando vinci, ti pago io i soldi della tua vincita. Grazie ai CFD, Contract for Difference, i broker fanno palate di soldi. Ci siete? L'azione compri una parte dell'azienda. Bravissimo, ottima precisazione. Mentre i CFD tradi solo la differenza di prezzo senza acquistare nulla. Ottima definizione, Max, grazie. Contratto per differenza. Fra l'altro, con l'azione di solito il broker ti manda a mercato sul Nasdaq, con il CFD di solito il broker si tiene a rischio in pancia. Com'è andata, ragazzi? Qui il tempo vola, abbiamo superato l'ora, io devo portare dalla sorellina la Nerina, che poi loro si chiacchierano, giocano eccetera, e poi loro decidono se rimanere lì o no, e mi si accasa un'altra volta la Nerina, che per oggi ci ha fatto un po' di audience, un po' di sharing in più. Ci siete, ragazzi? Ah, poi volevo parlarvi, ma non ce la faccio, dei broker, dei rischio broker. Mi avete fatto una domanda interessantissima. Io volevo parlarvene, ma abbiamo parlato un sacco di cose e oggi abbiamo chiarito una cosa fondamentale. Ci tenevo a mettere nel mio archivio questa sessione, questa puntata. Dovete andare anche voi, vi lascio andare, vado anch'io. Ora, fondamentale, questa puntata, rivedetevela perché vi serve per capire i rischi del leva, calcolati non ad catsum, ma sulla base dei vostri depositi, dello strumento che utilizzate, la size. Poi con calma torniamo sui broker, i rischi dei depositi, Cipro, mica Cipro, bim bum bam. Abbiamo già fatto una puntata sui broker, abbiamo parlato di tanti aspetti, ma vorrei tornare sui broker, i broker che hanno anche la licenza in Europa, ma non tutte le nazioni sono uguali, nonostante siamo in Europa. Ne parliamo un'altra volta. Oggi vi ringrazio, ciao Bruna per essere stati con noi, ci vediamo domani, sempre alle 21, sempre a parlare di trading, se volete suggerirci topic ci scrivete in privato, ce lo suggerite e noi ci ispiriamo alle vostre idee. Grazie Milorad, Marco, Bruna, Mauro, Awad, Leandro, Roberto, Giorgio, Alessandro, Francesco, Roberto, Ion, sto inventando, no? Non sto inventando, grazie a tutti, ci vediamo domani alle 21, la puntata rimane registrata, potete fare una figata pazzesca, se andate sul mio sito maxmereghetti.com con double X potete attivare le notifiche da mobile, navigando il sito o dal sito da desktop, e ogni volta che esce un video nuovo sul sito vi arriva la campanellina. Vi ringrazio perché devo andare dalla sorellina della Nerina e ci vediamo domani alle ore 21 puntuali, chi non c'è vai margin call, buttate il telecomando e state con me. Ciao a tutti e buona serata.